conseguenza dovrebbe essere sempre più usato. Allora abbiamo detto, passiamo da Paolo Tizzanini, hai detto usi questo pollo del Valdarno, che è un pollo molto particolare, piccolo, con delle carni ben attaccate all'osso, quindi carni sode, carni vissute, diciamo. Ecco, il nostro pollo va dai 90 giorni in su, se si pensa che su, trovi sul mercato dei polli di 35-40 giorni, questo ti dà l'idea. Prodotti di prima qualità, perché un piatto semplice sembra semplice, ma deve avere prodotti di altissima qualità. Allora, tu abbiamo detto, abbiamo preso il pollo, ci abbiamo fatto il brodo. Esatto, quindi lessiamo il pollo, ci facciamo il brodo, dopo, eccolo qua. Dopodiché io ho usato il petto per mia facilità, ma qualsiasi parte, e noterete che il pollo ha dei colori diversi. La coscia è più scura, perché il pollo è più sanguata, perché cammina, quindi una coscia scura significa il pollo ha camminato, non è stato in batteria. Ma noi abbiamo fatto il massimo, però giustamente a casa non si butta via nulla, quindi si può usare anche le cosce, esatto, tranquillamente. Esatto, quindi si disfa quello che resta del pollo lesso. Si disfa, si sfiletta. Guardate che bello. Allora, però noi abbiamo fatto il brodo, quindi ogni tanto allunghiamo con il nostro brodo di pollo. Ci servirà poi quando si mette il brodo, che ancora richiederà l'umidità che aveva prima, e si rimette, si tira con il brodo alla densità giusta. È un piatto semplice. Un po' risotto all'incontrare, dai, di solito si tira il riso, invece in questo caso hai fatto prima le carni, esatto, le fai ritirare e lo sposi poi con il riso. Sì, che tradizione, innovazione. È buono caldo e buono freddo. Okay. Freddo. In caso invece lui ha usato il pollo come base di carne, tu invece hai usato proprio la carne chianina in questo caso. Sì, ora l'ho preso una parte dello scamone tagliata a fettine, e poi alla fine il risultato sarà di avere una carne leggermente tostata, non ne mancava una. Noi li conosciamo come curry, ma nel Medio Oriente i curry sono tanti, è come dire il sugo per la famiglia toscana, ogni famiglia ha il suo sugo, ogni famiglia medio orientale, indiana eccetera. E allora qui abbiamo capito cosa fai, poi lo tirerai. Tiratelo avanti, allora, perché lo diamo servire. La base della bouillabaisse, la venga qua, venga qua, perché qui abbiamo la telecamera, dobbiamo fare qui, abbiamo, vediamo un color proprio dorato. In ultimo si finisce con un po' di colore allo zafferano, la parte finale poi va messa nel riso con l'aggiunta della dose di zafferano che va nel riso. Noi abbiamo messo la rana pescatrice, qui ha detto la rana pescatrice, la peculiarità di questa carne, la proprietà di questa carne è la lotte, come la chiamano in Francia. La rana pescatrice è un ottimo pesce che in cottura si unisce con tutto, addirittura la si unisce con le carni bianche. È usato, ma se si pensa, è arrivato lì per primo, perché gli arabi l'hanno portato in Sicilia. Non a caso Fabio Fastella in questa occasione ci sta proponendo gli arancini, supplì, che sono tutti nomi evocativi del sud Italia, anche in Toscana, per amor del cielo, però voglio dire... Diciamo che diamo origine al sud Italia senza nessun tipo di razzismo, assolutamente. Anzi, noi abbiamo ripreso forse questa ricetta, non lo sappiamo, però abbiamo formato dei supplì fatti con del pecorino di Pienza, abbiamo fatto dei supplì fatti con dei funghi porcini, degli affettati. Qui vediamo proprio l'arte di affettare il prosciutto a mano, e andiamo da questo signore che appena guarda, lei si chiama? Vanni Gianfranco della ditta Bellandi. E già vederlo è una sicurezza questo signore, devo dire che guardi, è bello, rosso, vitale, e affetta un prosciutto. Emozionare, è un pubblico stupendo. Ascolti, qual è? Questo coltello deve essere molto flessibile e deve essere molto tagliente, come una lama di un rasoio. Vede come taglia? Lei in questo momento è come se facesse la carezza a una bella donna. Lo posso prendere? Mamma mia, guarda Giuliano, guarda, guarda, guarda. È tagliato a mano e sembra tagliato a macchina. Lo posso mangiare? Fai pure. Mandorle tostate, pinoli tostati e carne speziata insieme al riso speziato. Ho aggiunto queste due salse. Capite, si può abbinare altre cose, in questo caso le salse. Beh, Paolo Tizzanini, dimmi, allora, presentazione del piatto? Io sono pronto, dopo aver fatto soffriggere sedano, carota. Lo butti il riso, ci fai vedere qui? Io ho il riso che ho fatto. Vai, così la telecamera in questo momento. Terminato anche quello, qua abbiamo la nostra rana pescatrice. Pronta? Noi siamo pronti per partire. E un'ultima spiegazione: questo in Francia è conosciuto la flûte, il pane, viene servito questa? No, io ho voluto farti gustare il riso, che deve entrare per forza nella nostra quotidianità, con un prodotto della mia terra, il pollo,
che secondo me si sposa molto bene. Telecamere là, il piatto che arriverà in tavola è questo. Allora, riso speziato con mandorle, pinoli e carne speziata. E andare avanti dei grassi. Perché è importante anche per un piatto che sia ben bilanciato sotto l'aspetto nutrizionale, e questo diciamo che prende tutti i nutrimenti possibili. Allora, mentre tu io porto... Satellità, si va dal salato al dolce, basta avere un sacchetto di riso, si può fare un menù. Guarda, sta arrivando la Francia, guarda, dov'è? Dov'è? Venga qua. Naturale di carne, e qui abbiamo il riso con il brodo di pesce e accompagnato dalla rana pascatrice con tutto il fondo per la bouillabaisse. Il piatto poi è non partiamo di nutrizione, questo è un piatto che ha della storia antica, quando non si parlava di nutrizione, però il pesce sappiamo che è un elemento nutritivo che non è calorico alto, quindi è la più naturale cucina che può andare in qualunque momento. Bellissimo. Allora Susanna, siamo quasi verso la fine, tocca a te perché c'è una cosa e poi farò io la chiusura qua con gli ospiti. Avevamo detto che per ultimo, ma non perché, perché giustamente hai vinto un premio come miglior ristoratore dell'Accademia Italiana di Gastronomia Storica, quindi il nome del ristorante, il tuo nome? Dunque, io mi chiamo Enrico Clores e sono il direttore del ristorante Mariva B. Di San Vincenzo, in provincia di Livorno. Non è questo il piatto che tu... Questo è stato fatto per questo simposio in particolare, quindi il cacao è quello amaro. Sì, un pochettino amarognolo. D'accordo. Quindi tu hai messo il cacao qui? Qui dentro ci ho messo il cacao, sì. Si sente questo profumo. Ma si vede anche il colore. Quindi le sposate questi due elementi? Combinano bene tra i due e devo dire che è un ottimo piatto. Come piatto unico è eccellente. Ha le verdure, molto semplice, però le verdure di stagione, che è il fiore di zucca, la zucchina, del sedano e naturalmente quella che è la carota e dei pomodorini. La parte televisiva vieni su, c'è Mario Giorgio Lombardi che è il nostro governatore generale. Mario, questo viaggio sul riso con la ristorazione effettuata in tutto il mondo, interpretazione dei nostri cuochi, dei nostri chef, che si sposa anche con la possibilità della divulgazione legata alle scuole. Difatti ho detto che il piatto di riso è un piatto che unisce e non divide. E ognuno lo interpreta come vuole con la sua creatività. La sua credibilità. Questo è Mario Giorgio Lombardi, l'organizzatore dell'evento. Mario, vai, tu devi andare. Noi abbiamo terminato. Giuliano e Giulietta Sodi per la parte televisiva. Che abbiamo mostrato abbondantemente. Mira questo piatto, così lo faccio vedere. Abbiamo qua i tanti, ne abbiamo parlato nelle interviste, guarda qua, e poi finisco con il ringraziare doverosamente anche le divise ufficiali dell'Accademia che vengono date a tutti i cuochi che per non scopo di lucro ma solo per promozione legata alla tradizione, alla freschezza e alla interpretazione d'autore di un piatto debbono fare. Loro hanno la divisa, vedete questo è Paolo, ce l'hanno addosso tutti, dalla sala, com'è la sala questa? Nervi di Chianciano Terme, le terme di Chianciano ci hanno ospitato. Chiudiamo questo simposio, 26° simposio dell'Accademia Italiana di Gastronomia Storica. Grazie a tutti di averci seguito.